In diretta dall'ospedale San Martino di Genova, Luci a San Martino. Dediche, richieste, testimonianze su Radio Fra le Note. La vita è come un disegno che ci viene consegnato in bianco e nero, che si colora giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo. Molti colori li scegliamo noi e sono i colori più belli, altri invece ce li ritroviamo tra le mani. E a volte possono lasciare ombre scure che non ci piacciono per niente. E allora la tentazione è quella di prendere quel disegno e stracciarlo e di buttarlo via. E con lui la nostra vita. Ma non può essere così. Non può essere così. E lentamente, a volte con grande sofferenza, scopriremo che anche quelle macchie avevano un senso. E che anche le statue più belle, gli alberi più maestosi, le opere d'arte più grandi hanno un'ombra, una piccola ombra. Ma quando voi andate ad ammirare queste opere, quando vi trovate su una montagna e guardate la bellezza, non vi soffermate sulle ombre, vero? No, vi soffermate sul cuore. Questa musica è per Gabriele e Chiara di Milano, 8 e 6 anni, da papà Federico e zio Franco qui da Genova. Fate i bravi con mamma Sonia a Milano, che tra poco papà Federico torna a Milano e zio Franco torna a Belluno. Un bacio. Sono Franco da Belluno e vorrei fare una dedica al mare, perché ieri ho fatto una passeggiata, nonostante i valori del mio sangue non fossero proprio altissimi, e sono riuscito per forza di volontà a raggiungere il mare e a vedere la sua immensità, sognando dall'altro capo dell'orizzonte, della riva, la guarigione, il ritorno a casa tra gli affetti, tra le persone che amo. Quindi a questi sogni che mi ha fatto fare il mare, che ho raggiunto con tanta forza di volontà, voglio dedicare la canzone Il mare d'inverno di Loredana Bertè. Grazie. Mare d'inverno. Oggi ho messo la testa un attimo all'interno del reparto ematologia 2, al padiglione 6, mentre attendevo le visite al piano di sotto, perché volevo salutare la dottoressa Raiola e tutta l'equipe degli infermieri, almeno quelli che trovavo questa mattina di turno. E per ringraziarli personalmente, non avevo ancora trovato un attimo per farlo, per tutto quello che hanno fatto nel periodo del ricovero, e quindi voglio dedicare loro e ai pazienti che si trovano ancora all'interno del reparto, che spero escano al più presto, una canzone dolcissima con un fantastico assolo finale di chitarra, e quindi Let It Grow di Eric Clapton. Ciao a tutti, a martedì prossimo. Intanto auguri. Grazie Andò. E oggi faccio gli anni, San Antonio di Arenzano, sono sempre qua ricoverato a ematologia 2. Speriamo che piano piano torniamo ad Arenzano. E voglio dedicare alla mia famiglia, i miei figli, Diego, Matteo, mia moglie, e la Laura, la Selene, e tutti quanti. Poi volevo salutare pure Padre Agostino, che io gli altri non li conosco, ma lui è una persona sempre presente, a mezzo gli ammalati qua, che è una cosa importante, dialogare due parole, e praticamente è una cosa importante. Poi voglio dedicarla pure ai medici, tutti gli infermieri che sono veramente eccezionali e sono veramente presenti sempre.
Grazie. Grazie a te e dico fai presto a tornare a casa perché secondo me ad Arenzano aspettano ad aprire l'Aurelia che tu aspettano che torni Sì. tu. Speriamo di tornare ad Arenzano e praticamente ti aprono l'Aurelia, perché è una cosa importante, perché si è bloccato mezzo paese, è una cosa che devono mandare avanti il presto possibile. Grazie, Grazie no? Grazie. a te. Ciao Antonio, tanti auguri. Ti aspettiamo per festeggiare quando esci dall'ospedale tutti insieme. Ti vogliamo bene, un abbraccio. Sandro e Cinzia, ciao. Ciao Anto, di la verità, pensavi che mi fossi dimenticato di te, vero? E invece no. Certo, non posso essere lì fisicamente, però il mio cuore è proprio lì con te, a tifare per te. Ricordati della nostra promessa, eh? Ti aspetto al bar per brindare insieme. Un abbraccio forte forte e tanti auguri di buon compleanno. Cri. Con questo messaggio vorrei farti tantissimi auguroni di buon compleanno, Antonio. Noi ci conosciamo da poco tempo, ma fin da subito ho capito la persona che sei. Innanzitutto un padre, un marito, un fratello, un collega, un amico speciale, sempre pronto ad aiutare e a porgere una mano verso il prossimo. Mi raccomando, tieni duro, noi siamo tutti con te, Selle. Vorrei fare gli auguri di buon compleanno al suocero migliore del mondo. Vorrei augurargli anche di continuare ad avere la forza e la determinazione che ha sempre avuto fino ad oggi per poter superare anche questo brutto momento di difficoltà. Antonio, ti voglio tanto, 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 tanto bene. Un bacio da tua nuora. Ciao papà, anch'io volevo farti tanti auguri di buon compleanno. Ti aspetto a casa, ti voglio bene. Parlo io anche da parte della mamma e di Diego, dato che loro sono riservati, lo sai, e si emozionano facilmente. E ovviamente il tuo bimbo Calogero. E ci tenevamo tanto a farti i più cari auguri di buon compleanno, dirti che sei un esempio per tutti, che sei una forza della natura e di non mollare mai. Noi saremo sempre al tuo fianco, la tua famiglia non ti lascerà mai e volevo dirti che sei il padre che tutti i figli hanno sempre desiderato, veramente. Ti vogliamo un bene immenso e volevo dedicarti una canzone che è Sempre per sempre di De Gregori. Pioggia e sole cambiano. Ciao, sono Gloria e mi sono svegliata tardi, devo dirvi, oggi pomeriggio. Ho fatto una gaffe bruttissima. Comunque, fatto sta che mi è arrivato un regalino bellissimo, sempre questo pomeriggio, che mi ha portato Don Roberto. E infatti mi sono ritrovata con un sorriso in mano, un gelato nell'altra e a passeggiare nei parchi di Nervi con praticamente 11 bambini, tra cui forse ne avrò dimenticato qualcuno perché tutti non si capiscono i nomi, ma comunque ci sono sicuramente Beatrice, Sebastiano, Mara, Giulia, Andrea, Lisa, Deborah, Gabriele, Michele, Federico, Federica, Giovanni e Nicoletta la maestra. Che volevo ringraziare tutti i bimbi del Bernabò e soprattutto la maestra che mi ha concesso ai bambini di perdere qualche ora di lezione per farmi dei bellissimi disegni e per rendermi contenta. E a tutti questi bambini, invece, prometto che appena esco vengo e durante le ore della lezione impariamo a giocare e imparate a me come si disegna. E come si fanno questi disegni bellissimissimissimissimi. Dato che io non sono così brava a disegnare così. Uffo. Comunque, non preoccupatevi che appena esco il cerotto me lo cambia la mamma. Però per adesso me l'hanno cambiato la dottoressa Raiola, la dottoressa Giordana e il dottor Baraldo, quindi altro che cerotti, qua vado avanti a gessi.
per tanti cerotti che porto. E comunque vi saluto tutti quanti, vi mando un grosso bacio a voi, ai miei 180 globuli bianchi, a mamma e papà, che oggi sono tanto contenti, e a Don Roberto. Ciao! Ciao ciao! 6 mesi a San Martino e 6 mesi qua. Ringrazio veramente Dio che sono qua, mi sento di essere una persona di fede, sono cristiano, molto cristiano, sono diventato priore dell'oratorio Nostra Signora della Misericordia di Albenga, che lo frequento da 35 anni, questo oratorio, dove siamo portatori di Cristi. Cristo. Quindi abbiamo la Madonna che è la Madonna della Misericordia, dove quest'anno pensiamo di fare anche una grossa festa, visto che è l'anno giubilare della Misericordia, e quindi più di così. Poi è in E uscita oggi. sono in uscita. Il suo Ma nome? il mio nome è Antonio, sono di Albenga, faccio il coltivatore diretto. Abbiamo un'azienda Abbiamo floricola. un'azienda floricola, ho una felice famiglia, una cara signora che mi sta accanto, che è mia moglie da Monte Angela, i miei due figli, Marco e Laura, e i miei due generi, Roberto e Agnese, e il mio caro nipotino che ha 14 mesi, Che si chiama? che si chiama Lorenzo. Lo stimo tanto, gli voglio tanto bene, è quello che mi ha dato la vita. E a settembre ce E a l'arriverò. settembre, se il Signore dà questa Speriamo che sia grazia, una che sorellina, sia, perché speriamo che sia una sorellina, così gli fa la compagnia. eh sì. E Fa compagnia. dedichiamo la canzone bellissima di Laura Di Pausini. Laura Si Pausini. chiama Simili, vero? Simili, simili. Che poi siamo tutti simili, no? Che poi siamo tutti simili, esatto. Unici e Non uguali, non non uguali. uguali. Meno male fossero tutti come me. Sono scappata via quando mi sono vista. Dedico la canzone al mio amore, si chiama Antonio, e gli dedico Guerriero di Marco Mengoni perché lui è il mio guerriero. Tu come ti chiami? Loredana. Grazie. Prego. Eccoci qua ancora insieme. Siamo con Gianni. Ciao Gianni, insieme a Evelina. Evelina è quella della Vienna Rose, se la ricordate qualche. Intanto ti volevo ringraziare per il messaggio, quello che mi hai detto prima fuori onda, no? Sul fatto che a volte pensiamo di essere invincibili e non è così. No, non è così. Quando poi capitano queste cose, ti accorgi che sei a zero, sei niente, conti poco e devi ripartire, tuttavia. Che dobbiamo saperci anche appoggiare sugli altri, non pensare di essere sempre degli uomini in fuga, da soli, senza aver bisogno degli altri. E come canzone cosa ci fate ascoltare? Come canzone Piazza Grande di Lucio Dalla e la dedico a mia moglie, a mia figlia, a tutti quelli che mi conoscono e agli infermieri e ai dottori qua dentro che sono tutti bravissimi. Grazie, grazie. Grazie. Ciao, sono Antonella da Torino, ma mi trovo qua a Genova. Facciamo forza a tutto il padiglione 6 per i trapianti di midollo. Dai ragazzi, tutti forti. Un saluto a tutti quanti e un bacione a chi mi riconosce. Tra l'altro hai scelto una canzone che pesta, Testa, sì, facciamo tutta carica. E vai. Fa. Pa, pa, aspettiamo che ci canti la comparsita con la tua fisarmonica, muoviti! Buonasera, sono Adriana e dedico a tutti gli ascoltatori Firework di Katy Perry, come se fosse un'esplosione di fuochi d'artificio. Perché nel video, Nel giusto? video ci sono tantissimi fuochi e un'esplosione di energia, bellissimo. E lei nel testo, perché è in inglese, no? Sì. In italiano, ecco, cosa Sì, più o meno dice? dice come quando ti senti come un sacchettino di plastica che viene sbattuto qui e lì e poi improvvisamente diventi come un fuoco di artificio che esplode, prende vita e ritorna alla sua vita. E mi sa che i tempi sono maturi. E infatti, per questo. Grazie, Adriano. grazie a voi. Per quanto sporca possa diventare una cosa, puoi sempre dargli una bella ripulita.
Erano così tanti che gli ho solo dato quello che volevano. Già. Ma da quando in qua le persone sanno quello che vogliono? E allora che faccio? Dividere la minestra non è un miracolo, Bruce, è un trucchetto. Lo so. Una madre sola che deve fare due lavori e che trova ancora il tempo di accompagnare il figlio a scuola di calcio, quello sì che è un vero miracolo. Un adolescente che dice di no alla droga e dice sì all'istruzione. Questo è un miracolo. Le persone vogliono che faccia tutto io e non si rendono conto che sono loro ad avere il potere. Vuoi vedere un miracolo, figliolo? Sì, il tuo miracolo. Aspetta, che fai? Vai via? Sì, penso che tu sappia cavartela adesso. E se ho bisogno di te, se devo farti delle domande? È un tuo problema, Bruce. È il problema di tutti quanti. Continua a guardare in alto. Ciao, sono Fabio e da ormai da un po' che faccio dediche. Tra un po' chiederò a Don Roberto un contratto a tempo indeterminato per la mia partecipazione al programma. Volevo mandare un saluto a tutto il padiglione 6 e anche a tutti gli ascoltatori. In particolar modo alla bellissima voce di Gloria e alle belle parole che ogni settimana ci fanno compagnia di Franco da Belluno. Vi mando un abbraccio forte da Napoli e vi dedico la canzone di Gloria Estefan, Oi. Inoltre volevo salutare la mia mogliettina Annalisa, dargli un fortissimo bacio e dedicarle la canzone di Giusy Ferrero, Volevo te. Quando piove che... Ecco Padre Agostino, un'altra serata insieme, abbiamo così colorato qualche disegno, ecco. Sì, io vorrei fare una dedica espressa a Nicoletta, la maestra dei disegni, che ha fatto una cosa grandissima. Io per anni ho distribuito disegnini e sono stati una cosa grande. Nicoletta, ti ricordo domani che è il mio anniversario di sacerdozio per il dono che hai avuto da Dio, perché e Gloria lo ha dimostrato nella sua gioiosità che aveva, stava più bene, stanno più bene quando sono gioiosi. Hai avuto, ecco, questo dono che è grande perché ha un riflesso enorme sulla vita, sulla salute. Poi ne usciamo, si espande enormemente, ci vorranno altre 24 ore fra poco a riempire tutte queste dediche. Sono molto felici. Abbiamo dato quanto? Un'ora, un'ora e mezza, due ore, non so quanto, di gioia a questi ammalati che portano la croce di Cristo. Mamma mia, grazie, grazie, grazie a Don Roberto, a tutti voi, grazie. Auguri per i tuoi 25 anni di sacerdozio. Grazie, grazie. Quante notti noi pregammo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Vedrai miracoli se crederai, la fede non si può fermare. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai se crederai. Questo è il tempo in cui sperare non è facile, è la gioia che c'è in noi nel vento vola via. Ed ora sono qui, il cuore è così fragile, cerco in Dio la forza che io non ho avuto mai. Vedrai miracoli
tra i segreti.